una rigorosissima selezione ci consente di proporvi i più grandi artisti contemporanei italiani. Ma Diventa l'arte per pochi, immediatamente si nasce artisti, un si esempio per nasce il artisti, la pubblico. C'è questi selezione è ragazzini qua, non so come fondamentale dire per chi parla adesso. di arte Proprio e parlano, soprattutto proprio. per tentare Basta con queste di vendere le buffonate, queste non è arte. vostre Adesso connessi sono pieni coglioni degli opinionisti, che parlano solo d'artisti, tutti impegnati a discutere tra loro fra chi li considera specie protette e chi non lo crede nemmeno un lavoro. Che poi un lavoro? È un dilemma eterno, non lo considera tale mia madre, figuriamoci il governo. Io non lo so, ma sembra che qua si pensi che campiamo a pane e visibilità, e di ciò che produci il mercato ti lascia, a meno che Israele con la striscia di Gaza. Ma lo capisco e sono il primo a dire che i soldi devono essere un mezzo, l'arte è il fine, la noia mi assale. Se qualcosa è normale, condannato ad essere nauseato dal banale. Distinguersi oppure estinguersi, sconti a nessuno. L'originalità sa contare fino a uno. E tu puoi fare arte in qualsiasi contesto. Per la gente, se sei dietro le quinte, sei solo sesto. Non voglio fare il fricchettone che fa distinzione tra la vera musica e chi fa solo rumore. Poi cos'è un'opera d'arte? C'è molta confusione. L'origami da noi è un passatempo, ma va in Giappone. Un taglio su una tela è arte per qualcuno, una pizza creativa, un gol di tacco al 91, un tramonto mozzafiato sulle rive del Garda. L'opera d'arte sta negli occhi di chi guarda. Non è facilissima da capire. Non si sa perché lui non ha spiegato cosa che voleva fare. Ecco, questo va spiegato. La gente è sempre in cerca di un messaggio chiaro, ma non sempre c'è, e a volte solo un viaggio chiaro. E la morte alla fine è generosa con gli artisti, porta via le loro anime, ma dà vita ai loro dischi. Se davvero tutti possono fare arte, dal momento che creano qualcosa, questa sentenza tanto mi colpisce, quanto poco mi rincuora. Per me dovresti fare qualcosa di più accessibile alla gente. I movimenti sono belli, ma non si capisce niente. Per me avresti dovuto, per me dovresti fare. Per me dovete andare tutti quanti un po' a cagare. Guarda, lo appunto qui sulla mia lista dei commenti inutili. Io accetto le prediche, ma seleziono i pulpiti. E quei commenti, mister, sono utili come te che pensi di portare avanti la cultura con le cover band. Che poi non giudico chi vuole farlo per il pubblico, ma sento che per me l'artista è il fine ultimo di esprimere da subito un suo pensiero unico, seppur molesto come un pelo pubico. Che schifo, però. Ah, se corri nudo urlando sul palco è teatro fisico, perché somiglia a me che cerco il bagno quando sono stitico. Dai, ma chi la raccontate? Giustificando come arte ogni stronzata che fate. Che poi non serve un genio a capire che la qualità molto spesso non è proporzionale alla popolarità. Toccare palle non fa di te una pallavolista, proprio come il critico d'arte non è un artista. È l'onestà a essere sovversiva, creatività che diventa trasgressiva, togliendo limiti e confini all'immaginazione, ballando al buio sulle ali di una canzone. L'arte porta via dalla realtà, la follia è la forma più radicale di libertà. Però mi ronza in testa una domanda: l'artista è una vocazione o una condanna?